Dunque, la fibula. La fibula, è un osso lungo, parisimmetrico, che, partecipa, assieme alla tibia alla formazione dello scheletro della gamba, nella quale è posto lateralmente. Esso presenta un corpo e due estremità, prossimale e distale. Dunque, ha volume nettamente inferiore rispetto a quello della tibia. E cos'altro va detto? Innanzitutto il corpo, come suddiviso, presenta tre facce. La faccia mediale e la faccia laterale. E poi abbiamo la faccia posteriore, che sono divise da tre margini, che sono il margine anteriore della fibula, ecco, anterior border, il margine interosseo, rispondente a quello mediale, e il margine posteriore. Quindi margine anteriore, interosseo e posteriore, che dividono la fibula in tre facce, laterale, mediale e posteriore. Adesso non c'è molto da dire sulle facce, che risultano essere piuttosto lisce. La faccia laterale è arrotondata, quella posteriore è leggermente convessa in alto e piana in basso, e presenta anche il fondo nutritizio. I margini sono tutti e tre ben evidenti, ben marcati. Per quanto riguarda le estremità, invece, allora abbiamo l'estremità prossimale, che è un rigonfiamento, detto testa della fibula, ed. Quindi la testa della fibula che termina prossimalmente con l'apice. Con l'apice è divisa, cioè separata dal corpo tramite il collo. Ecco. Dunque, adesso medialmente è presente la faccetta articolare della testa, che è questa, e qui la vediamo direttamente articolarsi con la faccetta articolare fibulare della tibia. Infatti, appunto, la faccetta articolare della testa deve articolare con la tibia. Cos'altro va detto? Sicuramente che l'estremità distale termina nel processo detto malleolo laterale, e dunque la sua faccia articolare medialmente articola con l'incisura fibulare della tibia, e proseguendo, quindi sempre parlando della faccia mediale del malleolo laterale, essa lateralmente articola invece con la faccia laterale dell'astragalo. Sì. E va detto che alle spalle, quindi posteriormente alla faccia articolare del malleolo laterale, troviamo la fossa quindi la fossa malleolare, sta qui in rosso, e invece lateralmente, no, sulla superficie laterale del malleolo laterale troviamo il solco malleolare, che dà inserzione ai tendini dei muscoli peronieri.